Nell'episodio 124 di Pokémon Sole e Luna, il cielo di Alola si aprirà per l'ennesima volta, portando un'altra creatura? Ad Awal intanto Bargan avrà inaugurato il suo personale stadio con tanto di statua dorata, che però verrà tagliata a metà da Kartana. Al ristorante di casa Ibis invece, il Pokémon Spada Tratta affetterà la tuga di cui si doveva occupare la stessa Ibis. E dall'altra parte invece, il maggiordomo Ambrogio verrà aiutato a tagliare le siepi e gli alberi da Kartana, che lascerà di stucco anche Lilia. Alla scuola Pokémon intanto i ragazzi si troveranno alle prese con un manichino che dovranno provare a tagliare come se avessero delle katane con loro. Ash allora vorrà tagliarlo con Rowlet, che però non vorrà sentire ragioni. Ibis andrà con il foglia magica di Tsarina, che però non basterà, e l'attacco lacerazione del Charizard di Kawe non riuscirà nemmeno a scalfire questo manichino. Tuttavia a tagliarlo ci penserà ancora una volta Kartana. Gli ultraprotettori si precipiteranno quindi al loro quartier generale, dove verranno a conoscenza della situazione attuale con Luci 04 Sectio. I ragazzi partiranno dunque all'inseguimento di Kartana, che intanto avrà tagliato tutta la frutta della nonnetta al mercato di Mele Mele ed avrà anche acconciato alcuni furfuru per farle somigliare dei Vulpix e Ninetales di Alola e anche ad un Arceus. Ma intanto, nello spazio un Rayquaza ed un Deoxys staranno combattendo ed in seguito alla protezione del Pokémon DNA, l'iperraggio dello stesso Pokémon della Torre dei Cieli verrà riflesso e colpirà un asteroide che stava orbitando nell'atmosfera. Bargan starà presentando la sua nuova cassaforte d'oro massiccio che resiste perfino agli attacchi di un Electivire e di un Pangoro, che però verrà tagliata senza alcun problema da Kartana. I tre del Team Rocket vedranno quindi il Pokémon Spada Tratta in televisione e decideranno di portarlo al loro capo Giovanni, mentre lo stesso Kartana scapperà dal grattacielo di Bargan e verrà anche inseguito da Ash e gli altri, fino a quando l'ultra creatura non si dirigerà verso la scuola Pokémon per tagliarla. Ash chiederà però a Kartana di fermarsi e dirà anche che loro ultraprotettori vogliono solamente aiutarlo a tornare nel suo ultramondo. Tuttavia l'ultra creatura taglierà l'Uchiball lanciato da Suiren e Kawe si proporrà insieme al suo Marowak per affrontarlo. Tuttavia Kartana batterà il Pokémon Guardaossi tagliando anche il suo ciondolo. Alla scuola Pokémon arriveranno però anche Jesse, James e Meow con l'obiettivo di catturare l'Uchi04, che però farà fette al robot gigante dei tre. Ma attenzione, perché Samine e Magnolia avviseranno che un grosso meteorite sta per schiantarsi sulla stessa scuola Pokémon e per questo Beware recupererà i suoi amici del Team Rocket e li porterà al sicuro ricomponendo il loro robot tagliato a metà. Gli ultraprotettori si spingeranno quindi verso il meteorite per fermarlo, anche se i loro sforzi saranno vani dal momento che non riusciranno a bloccare l'avanzata della pericolosa meteora. Kartana verrà però in loro aiuto, tagliando in mille pezzi lo stesso meteorite e salvando quindi la scuola Pokémon di Ash e gli altri. E ora è arrivato il momento di rispedire l'ultra creatura nel suo ultramondo, anche se Kartana sorprenderà tutti quanti aprendo un ultravarco da solo, grazie ai suoi tagli. Ti ringraziamo Kartana, hai salvato la scuola Pokémon. Nel prossimo episodio di Pokémon Sole e Luna, mentre Ash e i suoi Pokémon si staranno allenando all'interno della foresta, verranno portati indietro nel tempo da Celebi. Grazie al Pokémon Tempo Via, infatti, Ash riuscirà a incontrare il professor Kukui da bambino. Per scoprire come andrà a finire, non perdetevi il prossimo riassunto in sintesi di L'incontro senza tempo di Ash. Quindi allenatori, cosa dire di questo episodio 124 di Pokémon Sole e Luna? Finalmente anche l'ultima ultra creatura di settima generazione è stata mostrata all'interno della serie e devo dire che Kartana si è dimostrato essere un Pokémon diverso dalle altre UC. Difatti ad Alola non è che abbia fatto tutti questi gran danni, possiamo dire quindi che l'UC04 Sectio ha bene o male aiutato gli abitanti di Mele Mele. Tutto sommato anche questo è stato un episodio piuttosto calmo e senza particolari colpi di scena, tranne per ovviamente la breve apparizione di Rayquaza e Deoxys nello spazio. Nel prossimo episodio invece vedremo Ash viaggiare indietro nel tempo grazie al Pokémon Tempo Via Celebi, che gli permetterà di incontrare niente meno che il professor Kukui da bambino insieme al suo Litten. Chissà come si svilupperà questo episodio. Io per oggi non ho altro da dire. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace e a condividere questo riassunto con i vostri amici. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate tutti i nostri social network. Quindi dico per oggi è tutto. Ciao allenatori!